Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Rise of Nation con i nostri romani. Nello scorso episodio avevamo fatto le prime ere, adesso se non mi sbaglio eravamo passati forse di un'era sola, andiamo subito a vedere. Sì, eravamo passati dall'età classica, dall'età preistorica. Adesso stavamo passando al Medioevo. Abbiamo qua il nostro esercito che sta esplorando, mi avete detto di non esplorare assolutamente con i soldati. In effetti è vero, esistono gli esploratori, devo solo trovarlo, ricordarmi dove cavolo era. È qua, eccolo qua, l'esploratore. Siamo in pausa nel game, quindi adesso gli diremo di andare a esplorare quest'isola. Nel frattempo utilizziamo i nostri legionari. Comunque, toglierei la pausa. Abbiamo forse, ho già forse messo, sì, ho messo a fare un po' di popolani off video, sia a Roma, sia a Kuma. No, a Kuma non li ho ancora messi, li facciamo subito, un po' di popolani. E sblocchiamo il gioco mentre abbiamo affondato una nave. University Knowledge. Dobbiamo fare il senato. Crea carovane per accumulare ricchezza. Sì, me ne sono completamente dimenticato. Facciamo la carovana subito. Mentre il nostro esploratore sta andando alla ricerca. Qua abbiamo il nostro esercito, che lo mandiamo all'esplorazione di quest'isola. Ok, siamo passati. Subito l'attacco dei nemici di Roma. I nemici di Roma ci odiano. Allora, facciamo subito 160 di. Allora, reclutami subito immediatamente gli studiosi. Poi voi mi venite qua e mi costruite il senato. Senato Populusque Romanum. No, non era così Romanus, probabilmente, ma fa lo stesso. Poi vorrei iniziare a costruire il Colosseo, che è una meraviglia del. Abbiamo stuprato qualcuno. Il Colosseo, che bonus ci dà il Colosseo? Aumenta di 3 confini nazionali più 50 logoramento del tuo territorio, costo ridotto per forti e torri. Perfetto. Siamo romani, naturalmente vogliamo. Ok, questi francesotti qua, caracche, bla bla bla, ci stanno rompendo. Oh, stanno depredando Cesare Augusta? Oh, questi ci invadono! Possiamo far ben poco, però. Le nostre navi non sono assolutamente. Oh, merda. Hanno fatto una flotta navale bella potente. Naturalmente noi con le nostre triremi non possiamo farci una pippa. Aggiorniamo le caracche e ne facciamo un bel po'. Dobbiamo assolutamente avere la supremazia navale. Suoniamo il campanellino a Cesare Augusta. Tutti in città, grazie. I francesi hanno cambiato il governo in despotismo. Repubblica, capitalismo. Facciamo anche noi il despotismo, vai. Iniziamo a costruire la caserma. Cesare Augusta verrà vendicata comunque, quindi non vi preoccupate. No, 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 no. Cadel, grazie. Facciamo così. Chi è che sento sti rumori in sottofondo di gente che mi attacca? Non appena avremo le navi le mandiamo tutte su a fare il culo. Quante ne hanno questi? Appena avremo un po'. Oh, ci abbiamo il despota! Madonna, il despota! Mandiamo qua il despota. Fate altre caracche. Vorrei fare anche un'altra miniera. Una miniera! Una miniera! Chi è che sta rompendo le noci da qualche parte? Non so chi, ma non mi interessa. Devo. Ok, sta arrivando il despota che dà bonus alle nostre unità. Adesso la flotta romana si sta potenziando molto bene. Tanto siamo arrivati all'epoca medievale. Ricerchiamo le nuove tecnologie militari, assolutamente sì, mentre stiamo costruendo il Colosseo. Appena abbiamo pronte le navi. Allora, le nostre navi saranno col gruppo numero 2. Seconda flotta, bene, la seconda flotta va qua giù. E ce ne sono andati. Bastardi. No, volevo togliere la campanellina. Come si fa a togliere? Via, tutti al lavoro, bene, grazie. Abbiamo fatto il Colosseo quasi, bene il Colosseo. Fatto il Colosseo, ottimo. Adesso vorrei fare un po' di strutture
per ad esempio il tempio, per migliorare... Andatevene a fanculo. Chi è che rompe le palle qua giù? Sento dei rumori provenire in lontananza, non capisco da dove. C'è un cittadino... Cittadino del cavolo. Comunque, poi facciamo ancora tecnologia, sviluppo di livello 2. Il tempio cosa ci dà? Più tassazione. Bene, facciamo la tassazione. Poi facciamo la religione anche dopo. Sento rumori molesti. Oh madonna, la nostra flotta è stata completamente distrutta. Altre caracche. Kuma? Come fa a danneggiare Kuma, scusate? Ok, dobbiamo anche aggiornare i pretoriani. Facciamo i pretoriani, i balestrieri, aggiorniamo tutto. Questi cittadini gli facciamo costruire il granaio per le riforme. Chi è che sta continuando ad attaccare? Ok, ritorna, suonate la campanellina. Madonna, si lasciano una flotta micidiale. Non gli è bastato. Cesare Augusta de... Sono necessari 85 più cittadine e le miniere. Le miniere. Ok, i nostri pretoriani, qua ci sono dei pretoriani. Caesar Legion. Anche gli arcieri. Il despota. È un casino sempre la gestione delle unità su questi giochi, anche perché non se non sei più abituato. Ok, fatemi altri cittadini, poi facciamo altri porti, adesso mandiamo la flotta. Guarda quante cazzo ne hanno. Abbiamo già le miniere, il problema è che non possiamo fare nient'altro. Vediamo il granaio cosa ci offre, altre agricolture, altri aggiornamenti. Magari facciamo altre miniere. Nella montagna è già presente la miniera, che figata. Facciamo un mercante, va. Facciamo un mercante. Dove cazzo sono andati? Non lo so dove siano andati, ma tornate alla... Oh, eccoli qua. Distruggete tutto quanto. Bene, affondate tutto, affondate tutto. Le nostre flotte rimangono qua. Mandiamo i nostri... L'esploratore che fine ha fatto? Ci siamo di nuovo persi l'esploratore. Abbiamo due templi. Non so perché forse l'avevo già costruito. Cos'altro possiamo costruire militarmente? La cavalleria. Certo che sì. Facciamo le stalle. Mandiamo i rinforzi a nord. E la facciamo passare la voglia di fare i furbi ai francesi. Ho bisogno di un esploratore, a meno che non sia rimasto su quest'isola, ma la vedo difficile. Un mercante, grazie, vorrei, per commerciare, poi fare un'altra meraviglia. E dell'esercito di terracotta che ci dà... Ci dà più... Però non posso farlo, di costruire vicino a una città. Oh, qua, perfetto. Che l'esercito di terracotta ci dà un sacco di bonus. Madonna i francesi, se non la piantano. Se non la piantano di... Abbiamo... L'esercito di terracotta dà dei bonus allucinanti. Ed è... Dà tipo dei bonus che ti dà gli eserciti. Qua abbiamo il mercante, lo facciamo venire al papiro, che dà dei bonus abbastanza notevoli. Facciamo il commercio, sì grazie. Siamo leggermente dietro a Luigi, ma stiamo recuperando. Facciamo che mandare le navi direttamente quando le costruiamo qua giù. Scontri per la supremazia dei mari tra romani e francesi. L'esercito di Roma è qua e non va bene. Sbarchiamo e vediamo un po' dove cosa troviamo qua, anche se non abbiamo l'esploratore. Università di Enrico, inglesi. Lo spagnolo, sì, inglesi. Morite.
Madonna, gli inglesi. No, facciamo scappare il despota. No, il despota, via, non è buona. Quell'esercito lì muoverà tutto. Ma noi siamo pronti a farne altri. Bisogno di più miniere, abbiamo bisogno. Minchia, i francesi hanno raggiunto già l'età della polvere da sparo. Porco schifo. I francesi sono troppo OP, francesi. Stiamo depredando Glasgow comunque. Abbiamo stuprato, i romani stanno stuprando gli inglesi. Qua c'è un forte di Filippo II. Gli spagnoli. Non alle navi francesi. Abbiamo bisogno di più miniere, quindi qua c'era una montagna, qua sì c'era una montagna, quindi faremo un'altra città appena finita. Appena finita la costruzione di questa, faremo un'altra miniera. Facciamo altri cittadini, va. Altri popolani popolosi. Dobbiamo fare ancora l'ultima ricerca e poi fare l'età dello sviluppo. Passare all'età della polvere da sparo. Chi che sta depredando la nostra città? La facciamo passare noi la voglia ai francesi. Ok, non siamo riusciti a distruggere Glasgow, ma ci siamo andati molto vicino. Dobbiamo fare l'artiglieria per gli assedi. Il despota è tornato a casa. Facciamo un po' di popolani. Popolani. Ok, abbiamo fatto questo. Andiamo a costruire un'altra città. E questa volta la facciamo qua. È un territorio nemico. Come fa a essere un territorio nemico? Mandiamo i nostri legionari legionosi qua giù. Slingers. Ah, gli slingers ci dà delle unità. Quindi dobbiamo aggiornare comunque. Archibugeri, molto bene. Pretoriani, guardie pretoriani nell'età della polvere da sparo. Wow. Cos'altro dobbiamo costruire? Sicuramente le macchine. Le cose per le macchine d'assedio, che è Siege Factory, eccola qua. Guardate che figata che sono cambiati gli insediamenti. Ah, perché hanno fatto Bourges. Andiamo a distruggerla immediatamente. Giù botte a questi porci. Giù botte a quei maiali. Archibugeri, madonna, abbiamo gli archibugeri, ragazzi. Ci danno l'unità di archibugeri così. Upgradiamo a cannoni, poi facciamo il lumber mill, che ci dà dei bonus sempre riguardanti medizinen, agricoltura, poi qualcos'altro abbiamo, niente che ci interessi, al tempio non abbiamo abbastanza risorse, abbiamo poco metallo. Madonna che l'assediamo questa città, ve la distruggiamo sta città di merda, sottomessa, Bourges, sottomessa. Con queste unità del cazzo cosa vogliono fare? Tiriamo una sbella di quella. Andiamo gli archibugeri qua. Non avete capito proprio nulla. Poi upgradiamo le nostre frigate. Lumber mill. Construction, carpenteria. Dobbiamo fare tutti questi upgrades. Bene, voi fate le. Devi costruire all'interno del tuo territorio. Potresti farlo per. Vabbè, falla lì, non mi interessa. Bene! Distruggete tutto! Oh merda, ci stanno attaccando! Sparategli, i miei prodi che ci danno gli uomini gratis! Ok, facciamo la cavalleria. Dobbiamo fare aggiornare tutti i tipi di cavalleria. Fare alta fanteria. Però abbiamo pochissimo metallo, per questo motivo dobbiamo avere più metallo possibile. La miniera del cazzo proprio. Perché Bourges è stata ripresa. Fate venire qua le nostre navi. Sparate, miei prodi! È una sfida fra noi e i francesi, che non l'avranno mai vinta. Allora, ricerchiamo. Altre tecnologie. Ma ricerchiamo altre tecnologie. Sviluppo militare. Ok. I nostri legionari li mandiamo di nuovo lì.
Stacchi bugi, questa gli facciamo fare un po' di cibo. Ok, questi possono costruirmi magari una torretta per proteggerci da eventuali invasori. Stessa cosa vieni a fare tu, ci metti una bella torretta qua. Dobbiamo fare altre navi comunque, altre navi. Abbiamo bisogno di più. Sottomessi, molto bene. Facciamo un po' di popolazione. Assimilazione della città. Purtroppo abbiamo bisogno di più navi. I francesi sono molto forti in termini di navi. Ok, questi hanno fatto la torretta. Direi di costruire anche lo smelter, va? Facciamo anche lo smelter vicino al Colosseo. E questi hanno un po' rotto i coglioni però, eh. Hanno una flotta potentissima i francesi, manco fossero gli inglesi. Ok, là c'hanno un forte, ci interessa poco. Dobbiamo ammonticare. Chi è che è morto? Ah, il pretoriano, venga qua, signor pretoriano, venga là. Ok, abbiamo fatto elite cavalry. No, facciamo un po' di artiglieria. Architecture. C'è un modo per fare il medico, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo minimamente. Mentre possiamo fare la monarchia, diventiamo una monarchia. Possiamo fare il castello. Altri forse il keep, no, keep. Chi è che sta sparando? Sento spari inconsueti. Ma come li insegue? Muori. Tanto Bourges è stata presa, quindi assimilata, bene, l'abbiamo assimilata, facciamo i popolani. La città di Bourges è stata attaccata, oh madonna quanti sono però qua. Ok, dobbiamo di nuovo ammonticchiare un po' di navi. Il governo è cambiato in monarchia, bene, siamo una monarchia, adesso dovremmo avere il monarca. Andate a raccogliere risorse, sottomesse. Andate a raccogliere risorse, maiali. Guarda quanta cazzo di flotta che andiamo a monticchiare, una flotta potentissima, vivo. Dobbiamo essere più forti di questa nazione. Potremmo comprare un po' di metalli. Visto che abbiamo una fracca di soldi, dobbiamo anche fare le ricerche. Facciamole tutte, così possiamo poi svilupparci all'età successiva. Abbiamo un botto di archibugi qua. Mandiamo il nostro monarca, guardate il monarca figo. Figherrimo il monarca. Qua ci sono i pavoni, che ci daranno dei bonus di qualche tipo, non so di che tipo, ma abbiamo parecchie risorse, possiamo fare molti più popolani. Mandiamo qua. A Kuma ci sono una popolana che non fa nulla. Potremmo fare ad esempio un castello per difesa. Purtroppo non mi ricordo come si faccia il medico, me lo andrò a cercare off video. Andiamo a vedere di nuovo le tecnologie che possiamo fare qua. Ad esempio possiamo fare l'architettura. I francesi hanno cambiato il governo in monarchia e ci stanno copiando a bestia. Intanto The Wall passa nettamente in vantaggio al 35%, molto molto bene. Nonostante la ruggine e siamo all'illuminismo, se non mi sbaglio. Enlightenment, illuminismo, molto molto bene. Ricerchiamo... Possiamo sviluppare l'illuminismo. Ricerchiamo l'illuminismo. E nella caserma possiamo fare la creazione dei pretoriani, che sono abbastanza inutili al momento i pretoriani. Però intanto questa donna gli facciamo fare un altro porto. Però aspetta, va, fai un'altra. Madonna quanta flotta che c'hanno. Adesso ve la faccio vedere io. Guardiamo anche le altre corazzate. Bomb vessel.
abbiamo un botto di... Potremmo attaccare quasi quasi gli inglesi. Comunque direi che la partita sta andando molto bene. In questo episodio ci siamo abbiamo fatto parecchie schermaglie. Abbiamo fatto parecchie schermaglie più che altro su navali, direi navali con i francesi. E questa frigata sta distruggendo qualsiasi cosa passa. Abbiamo fatto due meraviglie molto importanti. Una è il Colosseo che dà attrito alle persone che verranno a invaderci. E l'esercito di terracotta che è fantastico, perché l'esercito di terracotta ci dà un sacco di bonus, cioè ci dà un sacco di unità. Vedete quante unità qua abbiamo che possiamo utilizzare eventualmente per attaccare gli inglesi, che abbiamo visto non essere molto pronti. Di risorse siamo messi abbastanza bene. Adesso il ferro ne abbiamo, quindi faremo molti più uomini. Esempio, pretoriani possiamo fare molti di più. E andremo alla ricerca di qualche francesotto da distruggere. Ovviamente, perdonate se faccio errore, non sono velocissimo a creare, a fare, eccetera, eccetera. Ma è la ruggine, non ci giocavo da un sacco di tempo questo gioco. Comunque siamo passati nettamente in vantaggio, siamo al 35% contro Luigi 14 al 25. Filippo e gli spagnoli e gli inglesi sono nettamente in ritardo. E direi che ci concentreremo su di loro. Vorrei sviluppare anche un po' la cavalleria. Solitamente mi concentro molto sulle forze terrestri, non a cavallo, quindi la fanteria, ecco, mi veniva il termine fanteria, fino all'arrivo dei carri armati. Con i carri armati poi è un altro discorso. Comunque direi che per questo episodio è tutto, stiamo passando all'illuminismo. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao.